Popolo siciliano, ubicato nello Stato italiano, dalla Panastudio Production di Palermo, La Tana del Lupo, conduce Francesco Panasci. Insomma, la Sicilia è terra di carciofi, non nel senso che ci sono degli umani che sono dei carciofi, anche, ma è una terra che produce tanti ortaggi, tante verdure, tanti agrumi, ma c'è un comune in particolare, che è il comune di Cerda, che del carciofo ne ha fatto attività economica. E oggi abbiamo il piacere di incontrare il sindaco di Cerda, Giuseppe Ognibene. Ciao sindaco, benvenuto. Buongiorno. E naturalmente, proprio perché è collegato a Cerda, ed essendo anche cittadino cerdese, un caro vecchio amico mio, Michele Latona, che definisco da sempre direttore artistico. Ciao Michele. Ciao Francesco, buongiorno a tutti. Allora, iniziamo a parlare di carciofi, ma quanti carciofi brutti abbiamo in Sicilia? Sindaco, dico non quelli di Cerda, parlo di carciofi come uomini che non sanno pensare, non sanno agire, non sanno intervenire nel momento giusto. Mi dispiace che li dobbiamo associare a dei carciofi, ma non che, che è il prodotto principe della mia cittadina, però credo che ne abbiamo tantissimi. Come brutti carciofi, brutti carciofi che poi alla fine fanno della nostra terra la nomea brutta della Sicilia. Insomma, non vorremmo scommettere su questo brand, dice il sindaco. Allora, intanto Cerda è un comune italiano con circa 6.000 abitanti. 5.300 per essere precisi. Il nome Cerda è una parola spagnola che si può tradurre come scrofa. Sì. Che vuol dire scrofa? Che anche qua c'è da fare un piccolo studio. Scrofa, lo sappiamo tutti, che è la femmina del maiale. Eccolo. E chiaramente non depone bene come nome, però sicuramente la accantoniamo, la frase, la parola la accantoniamo e parliamo di Cerda in quanto cittadina collinare ad un tiro di schioppo dai grossi centri, a partire da Termini Imerese, Cefalù, Bagheria e anche Palermo, che dista 50-60 km, ed è chiaramente una cittadina a misura d'uomo. Tra l'altro l'economia fondamentale di Cerda è appunto l'economia agricola, che è questo carciofo. Voi col carciofo ormai fate tutto. Vive un paese col carciofo, si può dire questo? Sì, dobbiamo dire che il prodotto, diciamo, principe della città di Cerda è il carciofo, perché di questo dobbiamo dare merito ai nostri produttori, ai nostri agricoltori, che hanno saputo per certi versi fare di questo ortaggio la fonte di economia della cittadina di Cerda. E chiaramente questa cosa, grazie all'invenzione del nostro amico Michele Latona, che abbiamo qua nel lontano 1982, che si è partita con una sagra del carciofo in maniera pioneristica, e io ero partecipe di quella manifestazione in quanto cittadino di Cerda, e chiaramente a livello pioneristico si è partito con quella sagra, perché Michele, con l'amministrazione di allora, ha scommesso su questo evento e che oggi è portato a livelli, oserei dire, non nazionali ma sicuramente regionali, per il numero di visitatori che il giorno del 25 aprile, la giornata che si celebra la sagra del carciofo, abbiamo circa 30.000-35.000 visitatori nell'arco della giornata. Questi visitatori, tra l'altro, non vengono solo a visitare, ma vengono a mangiare. Sicuramente. Quindi li chiamiamo visitatori per... anche perché il carciofo non si visita, il carciofo si mangia. Si mangia, diciamo. Perché poi partecipano alla degustazione. Il carciofo si visita perché c'è il monumento al carciofo. Eccolo. Esce il direttore artistico. Ed ecco, perché sempre questo, dico, è stata una idea dell'amico Michele Latona, che nel lontano 1986, credo sia 85, si è inventato questo monumento, e poi l'apice lo abbiamo avuto il giorno della sagra nel 1985, sempre con la partecipazione a Portobello
del quale Michele... Allora c'erano due canali, prima, la prima e la seconda rete, non c'era Francesco Panasci e le sue cose, per esempio, e quindi ci siamo organizzati allora con Enzo Tortora, il povero Enzo Tortora, quindi siamo stati presenti. Diciamolo pure che Michele Alatone è sempre esistito, cioè io non ricordo un periodo della vita dove non c'è Michele. Per voi che lo conoscete fuori dal territorio cerdese, Michele per Cerda è un'istituzione, come è un'istituzione la sua famiglia, perché il papà pionieristicamente è stato un dipendente della Ferrero che portava in giro per le Madonie i prodotti della Ferrero. Stiamo parlando degli anni 60. Ferrero, prodotti industriali col carciofo, sì, sì, sì. Artigianale. Andando ai tempi locale. Nostri, il fratello di Michele Franco è stato un grande calciatore. Nel Cerda, nel torneo delle Madonie, questo vi mancava, a buon livello anche a livello regionale, Juve Bagheria, Bell'Abate, insomma Castelbuono, e pertanto Michele Alatone e la famiglia Alatone per Cerda, per non dire parliamo di altro. Se sei ospite, allora c'è un motivo per cui oggi partecipi a questa puntata della Tana del Lupo. Ma sappiamo pure che a Cerda ci sono molti eventi culturali, uno tra questi molto famoso è il cosiddetto Tavolata di San Giuseppe. L'abbiamo fatto il 19, ecco, il 19 di, marzo, di marzo, sì. Conosciuto come i Virginetti. I Virginetti, perché? Sì. Ed è stato fatto davanti alla chiesa, davanti al sacrato della chiesa, che c'è accanto al municipio. E c'è stata una grande partecipazione da parte della popolazione di Cerda. Qui poi faremo un incipit con Michele Alatone, che ha scritto insieme a suo figlio un libro che riguarda un po' di feste religiose, di sagre, anzi tutte le feste religiose e sagre della Sicilia. Allora, sì. Virginetti perché? Virginetti perché? Perché ai tempi antichi, nel mio paese Cerda, praticamente si usava il 19 marzo, il giorno di San Giuseppe, fare delle promesse a San Giuseppe, venivano così chiamate i Virginetti perché partecipavano dei ragazzi e delle ragazze di età diciamo non infantile ma adolescenti, e pertanto erano considerate i Virginetti, ed era un modo come un altro per ottemperare al voto che avevano fatto le persone e dare da mangiare un poco ai meno ambienti in quel periodo, che era è così i Virginetti, perché di solito dovevano essere giovanotti, va? Esatto. A circa 7 km dal centro abitativo si trovano le tribune ricordo della mitica Targa Florio. Proprio in questi giorni si parla di Targa Florio, è giusto ricordare anche di queste tribune storiche. Le tribune storiche di, intanto Cerda, non per essere campanilisti, ma Cerda è la Targa Florio, e non si può non parlare di Targa Florio, cioè, e menzionare Cerda, che è stato ed è la capitale della Targa Florio, per quello che ha ospitato nei tempi passati, quando c'era il campionato mondiale Marche, dove venivano le più grandi case automobilistiche a fare a essere come postazione nei mesi antecedenti alla Targa Florio, per provare il circuito e per mettere a punto le macchine. Ai tempi nostri chiaramente Cerda è ritornata ai fasti della Targa Florio, perché abbiamo un grande pilota che è di Cerda, che ha vinto 3 volte la Targa Florio Rebli, 5.300 umani che risponde al nome di Totò Riolo, che è famosissimo a livello nazionale. Pertanto le tribune, che oggi sono di proprietà della provincia, della ex provincia, e che spero che magari qualcuno si metta nella condizione di farle rivivere ancora una volta queste tribune. Devo dare una notizia, che quest'anno Cerda è parte integrante della Targa Florio, a parte che il sindaco di Cerda
è componente del comitato d'onore della targa Florio Orrelli, ma perché a Cerda si fermeranno per il riordino durante la gara. È da tantissimi anni che questo non avveniva, perché non si è stato nella condizione di poter rilanciare e rivalorizzare il nome di Cerda abbinato alla targa Florio. Questo è nell'immediatezza e la mia amministrazione si prefigge, con la 100ª edizione della targa Florio, che sarà il prossimo anno, di essere presente in maniera massiccia, in maniera oserei dire pressante, per fare abbinare questo centenario, cioè questa 100ª targa Florio con Cerda, che credo che ne ha tutti i diritti per essere patrimonio dell'umanità. Stavo dimenticandomi che mi sto facendo ricordare, ho in atto, abbiamo il tempo comunque, non ti preoccupare, no, puoi anche prendere un respiro. Ho in atto una richiesta per fare diventare, oltre che alle tribune di Cerda, tutto il circuito delle Madonie, del piccolo circuito delle Madonie, 72 km, patrimonio dell'UNESCO. Spero di riuscirci in questi 5 anni di mio mandato. Sono al 10º mese di mandato. Mi auguro di poterci quindi riuscire. Tu sei stato riconfermato? No, io sono stato neoeletto. Neoeletto da poco. A giugno del 2013. Bene, allora facciamo un passaggio su Michele Latona. Lui da oltre 40 anni svolge attività nell'ambito del teatro, dello spettacolo, del turismo, dei festival, delle rassegne e dell'editoria. È stato tra i fondatori del Teatro Biondo Stabile di Palermo. Già dal 1975 lavorava sempre al Teatro Biondo da direttore dell'ufficio stampa prima e poi segretario generale dopo. Insomma, un personaggio. È stato membro effettivo della Commissione Nazionale AGIS UNAT Teatri Pubblici per i rinnovi dei contratti di lavoro. Ha lavorato come consulente per il Comune di Palermo, quando c'erano i piccioli, per le attività teatrali e culturali. È stato direttore artistico nel triennio 2004-2006 del circuito teatrale siciliano promosso dal Ministero dei Beni Culturali. È stato consulente della rassegna Il Circuito del Mito, organizzata dalla Regione Siciliana, assessorata dal turismo. Quando c'erano i soldi. È stato docente di organizzazione teatrale nei corsi europei per managers teatrali, di cui oggi abbiamo veramente tanto bisogno. Manager di teatro non esistono più, ormai chiunque fa teatro e lo fanno male, e lo fanno senza soldi, lo fanno con pochi soldi, quei pochi li spendono pure male. E poi nel triennio 2007-2009 è stato direttore artistico delle Oristiadi. Nel periodo 2006-2012-gennaio è stato direttore organizzativo della Fondazione Oristiadi di Gibellina. È consulente di Melacult, associazione culturale che si occupa di teatro, turismo, spettacoli e cultura, e dal 1973 è iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti, quindi pure un collega. Michele, ma tu sei, che ti devo dire, sei un pilastro del teatro siciliano. Ma sai, la necessità di dover sbarcare il lunario sin dall'infanzia, io sono rimasto a 16 anni senza padre, quindi ho cercato di darmi da fare in vari settori, sia nell'ambito della cultura, dell'editoria, del teatro, dello spettacolo, del turismo. E sono adesso ho 67 anni, per cui qualcosa l'ho fatta. Mi ricordo, per esempio, una delle cose che mi piace tanto ricordare, le albe teatrali di Segesta. Io sono stato per 8 anni direttore a Segesta e... Lo sei tuttora, mi pare, vero? No. E nel 99 ricordo di aver ideato queste albe teatrali su cui nessuno puntava e contava, salvo poi diventare uno degli appuntamenti culturali di maggior significato nel panorama teatrale nazionale e internazionale, perché adesso le albe le fanno tutte, le fanno dappertutto, le fanno nelle spiagge, le fanno nelle montagne, nei musei, dappertutto fanno queste albe teatrali, ma sono partite da Segesta, mi piace ricordarle, mi piace ricordare anche quel sindaco illuminato che è stato Nicola Cristaldi, era sindaco di Calatafimi e Segesta, ed insieme abbiamo percorso questo itinerario che ci ha portato nel mondo attraverso le albe teatrali di Segesta e poi tante altre cose, insomma. Senti, ma in questo momento di buio,
che sta vivendo, diciamo, la cultura sia a livello nazionale che a livello siciliano, dove i teatri non fanno altro che parlare di chiusura, di riduzione di personale, di poca attenzione nella programmazione, perché non si può fare una programmazione così dall'oggi al domani. La programmazione va, come dire, organizzata negli anni, altrimenti il turista non arriva, nessuno saprà mai che c'è quella programmazione. Certo, da un lato abbiamo puntato tutto sugli eventi. Eventi, sta parola, insomma, che dico, mi fa. Per me l'evento è quando l'uomo sbarca sulla Luna, quando cade il muro di Berlino, questi sono gli eventi. Ma il fatto che possa venire Fiorello o un grande artista. Tanto di cappello, ma non, cioè, voglio dire, non so, l'evento è un'altra cosa, l'evento è un'altra cosa. Abbiamo puntato tutto sugli eventi, non abbiamo programmato, adesso non ci sono più soldi, si dice. Quando io sono arrivato nel 98 a Segesta, abbiamo fatto Segesta, una rassegna teatrale che durava 2 mesi, senza soldi, senza contribuzione pubblica, cioè non si può puntare tutto sul, tra virgolette, pubblico, pubblico inteso come denaro pubblico, bisogna sforzarsi di pensare a qualcosa che ti dia come pubblico un certo tipo di sostegno, per esempio, non ci sono soldi, e allora io chiedo al pubblico in termini di struttura pubblica, di enti locali, di comune, provincia, regione, di dare un sostegno in servizi. Per cui se tu mi dai un teatro, me lo dai con i servizi. Dopodiché, per quanto riguarda gli artisti, per quanto riguarda la programmazione, per quanto riguarda le rassegne, i festival, io mi debba avvalere del pubblico pagante. A Segesta noi dal 98 fino al 2005 non abbiamo avuto soldi come contribuzione pubblica, avevamo i soldi del pubblico pagante. Certo, il comune di Calatafimi Segesta dava i servizi, e quindi le maschere, l'agibilità del teatro, i servizi dei trasporti, i bagni chimici, tutto questo. Fino a quando noi non ci rendiamo conto che i soldi sono finiti e sono spesi, molte volte sono stati spesi male, fino a quando non ci rendiamo conto che soldi non ce ne sono e quindi dobbiamo inventarci altre cose. Io ricordo Francesco Panacci agli inizi, io ricordo te agli inizi, dopodiché non è che tu ti sei inventato con un talento, con genialità, con tutta una serie di cose che tu rappresenti. Tutta una serie di iniziative che oggi ti stanno dando ragione. Certo, non è che questa struttura navighi nell'oro, cioè me ne rendo conto, però dico, vive, sopravvive, dico, va avanti con grandi sforzi, non avendo grandi strutture economiche alle spalle. E allora io dico una cosa, i teatri hanno delle difficoltà, devono puntare tutto sul pubblico pagante, devono puntare tutto. Che cosa ho fatto io a Segesta? Chiamavo le compagnie e le facevo arrivare a percentuale e non a compenso fisso, perché il compenso fisso è la morte del teatro. Chiaro. Cioè arriva la compagnia, viene a compenso fisso, non gliene frega niente se c'è pubblico, tanto c'è chi paga. Dobbiamo puntare sul pubblico pagante. Quindi erano coinvolti a promuovere meglio. Certo, certo. Se tu invece vieni con a compenso fisso, chi se ne frega? Se io gli dico, senti, mi devi fare un'intervista perché il Giornale Sicilia, Repubblica, la Gazzetta del Sud, la Sicilia ti debbono fare un'intervista, tu ci vai perché promuove lo spettacolo, promuove le presenze nel tuo interesse. Chiaramente. E bravo, invece con Cerda, caro Michele, lì hai mai pensato di programmare, organizzare, diciamo, non chiamiamole eventi, manifestazioni, iniziative culturali? Ma intanto a Cerda ci arrivo adesso, nel senso che da qualche mese ci vivo stabilmente, anzi ho chiesto la residenza. Ho chiesto e ho ottenuto la residenza. Sindaco, dico, se non gli davi la residenza... Veramente devo dire che è stato per me personalmente un trauma quando da residente di Cerda me lo ha comunicato. Io ancora non ero niente e nessuno politicamente. Mi ha detto, da oggi non sono più residente, perché mi ha dato pure la motivazione che non vado qua a dire... E sono rimasto. Non ci vuol dire a Michele la motivazione? Perché sei andato via? Perché hai arrivato la residenza? No, delle incomprensioni. Sai, la gente non riesce a realizzare che uno può fare qualcosa per amore nei confronti dei luoghi che ti hanno dato i Natale, nei confronti della gente, nei confronti degli spazi, degli odori. Allora, quando ho sentito dire un giorno di tantissimi anni fa, ma va a vedere Picchi Michele Latona lo sta facendo, da quel momento
da quel momento mi sono trasferito come residente altrove, quindi a Palermo. Perché? Perché la gente non riusciva a capire il meccanismo che ci può essere nell'amore di un cittadino, nell'amore di una persona nei confronti dei propri luoghi, delle persone care, delle persone che lo hanno visto crescere, degli odori. Un paese ha gli odori. Certo. Io ero innamorato e sono innamorato di quegli odori, di quelle persone, di queste persone, e quindi ci sono ritornato volentieri. Fermo restando che adesso la mia è una vita diversa, una vita di campagna. Sì, me l'hai detto telefonicamente, io adesso faccio vita di campagna, significa che ti occupi anche della terra della tua campagna? Certamente, ieri per esempio, dico, intanto il giorno prima ho comprato una elettrosega e quindi ho fatto la legna per il camino, dopodiché sto impiantando orto, cosa, vabbè, le piante di frutta li metterò. Dire che pianti carciofi o che non ci sono? No, carciofi. Carciofi no, perché io adesso vi devo dire una cosa, mi ricordo che tanti anni fa, dico, seguendo il carciofo, il monumento, tutte le attività dei miei concittadini, io li chiamo nazionali, i miei connazionali, che per me c'è una nazione bellissima, un paese bellissimo, un paese insieme come Stato, anche se poi è un piccolo comune di 5.000 abitanti. Diglielo che noi la consideriamo la Repubblica di Cerro. La Repubblica. No, dico, no, per carità, dico, perché altrimenti dico, intervengono, dico, ci sono quelli separatisti, cosa, arrivare con carro armato, insomma, evitiamo questi accostamenti. Sì, dico, mi sto coltivo, i carciofi a me non piacciono. Davvero? Non mi piacciono. Ma non ti piace mangiare il carciofo? Non mi piace mangiarli perché non mi piace. Così. Possiamo dire che eri nauseato del carciofo? Perché no, assolutamente, no, sono innamoratissimo del carciofo. Però a livello di ortaggio, io non mangio molto le verdure, io amo moltissimi i formaggi e le carni rosse. Il carciofo... Fai fatica. Il carciofo, sì, lo mangio, per dire, però non sono follemente innamorato, sono invece innamorato di come viene prodotto, della fatica che ci mettono i contadini, di quello che hanno fatto per promuoverlo, per valorizzarlo. Dico, Cerda adesso è veramente la capitale, e te lo dico con cognizione di causa, capitale perché ho fatto degli studi da questo punto di vista, nel tempo perso. Cerda è diventata capitale, cioè a Cerda si producono 50 milioni di pezzi di carciofi. Si può dire che a Cerda un carciofo di Cerda sulla tavola di ogni italiana, saremo 60 milioni, insomma, ci sono 10 milioni che non ne mangiano, 50 milioni di pezzi di carciofo partono da Cerda per le tavole. Ogni famiglia ne consuma almeno 100 al mese nel periodo di carciofo. Nel periodo di maggiore produzione sicuramente sì. Sindaco, tornando a parlare di cultura, dato che c'è la bella presenza dell'amico Michele, insomma, Cerda ha anche, diciamo, realtà architettoniche di un certo livello, c'è per esempio il Palazzo Baronale, chiamato Palazzo Marchese. Che è databile intorno al 1626, ma ci sono altri palazzi di rilievo come il Palazzo Russo e il Palazzo Coniglio. Voi cosa state facendo per valorizzare questi palazzi, per metterli in moto e creare opportunità anche di lavoro legate alla cultura oltre che al carcere? Io purtroppo sono arrivato tardi. Ma meglio tardi che mai, Sindaco. Ma sono arrivato tardi e spiego anche la motivazione, perché per me da ragazzino, da sempre, ho visto il Palazzo Marchese come un monumento di Cerda, e come tale doveva essere acquisito al patrimonio comunale, cosa che non è avvenuta nel tempo e che è stato venduto a piccoli lotti ed è stato lottizzato. Quindi è privato? È privato, sì, facendo perdere, tra l'altro, perché la mano dell'uomo quando interviene, il danno che fa è inestimabile. Di conseguenza, chi è che ha fatto del palazzo, dei singoli lotti, case di civile abitazione, ti puoi immaginare, caro Francesco, che cosa ha fatto la mano dell'uomo. C'erano degli affreschi eccezionali. Benito. Non mi dire che hanno ristrutturato in maniera moderna. A volte hanno coperto addirittura queste cose. Ne sono rimaste pochissime.
Oggi andare a fare un discorso di acquisizione al patrimonio comunale diventa difficile, ma anche la sovrintendenza non ha fatto quello che doveva fare. No, la sovrintendenza è stata sorda praticamente per quando tantissimi, vuole fare per tantissimi anni. Vuole fare... Cioè, Francesco, scusami sindaco se ti interrompo, quando mi dicono i villini adesso abbattono il Riva al Mare, ma io dico tutte le autorità, militare, magistratura, giustizia, tutto quello, che dove si trovavano quando da Palermo a Cefalù costruivano il Riva al Mare? Cioè, c'era qualche carabiniere che passava, c'era qualche agente della Polizia di Stato che passava, c'era qualche magistrato che passava, c'era qualche autorità che passava, dove erano? Quando parlano adesso, dice, il territorio è stato devastato, dove erano? Dove erano? Per cui non c'è un barco a mare da Palermo a Cefalù. Non c'è un barco. Cioè, dove erano? Quando il tizio, il caio, si costruivano i villini in riva al mare, dove erano? Qualcuno passava. Bisogna dire chiaramente che il Palazzo Marchese oggi sta vivendo, per certi versi, un'ala del Palazzo Marchese che è stata riportata ai vecchi splendori, diciamo, e all'interno è stato aperto un'attività commerciale di ristorazione, però facendo rimanere invariati quelle che erano le mura portanti, quelle che erano le stanze. Solo di una parte del palazzo. Solo una parte. È una parte di affreschi che sono rimasti in quell'ala. Mentre devo dire che nel Palazzo Russo ancora ci sono tantissimi affreschi, anche se è privato anche questo. Ma è accessibile, dico. Non è fruibile alla cittadinanza perché i proprietari non vivono più a Cerna. E tra l'altro sono in via di estinzione, diciamo, non vivono, vengono a Cerda solo sporadicamente a livello di toccata e fuga, nemmeno per il periodo estivo. Palazzo Coniglio invece? Il Palazzo Coniglio è in totale degrado perché è sempre privato. E chiaramente appena si parla di vendere ci sono tantissimi eredi, ci sono tantissime... Non ci si mette che non ci si mette d'accordo, però è quasi esteriormente in un degrado quasi totale, diciamo, che si potrebbe anche riprendere, ma ci vuole la buona volontà anche di questi signori che sono proprietari, e credo che siano in tanti gli eredi, e poi e quando ci sono tante teste pensanti, una che pensa poi alla fine. È vero, è proprio così. E allora, quindi Cerda alla fine non ha, diciamo, strutture culturali importanti. Strutture culturali importanti, tranne queste, non ce n'è, non ce ne sono. Però siccome c'è l'architettura moderna pure. Bisogna dire che abbiamo un teatro naturale che è la piazza del Sagrato della Chiesa, prospiciente alla Casa Comunale, che è un anfiteatro naturale dove noi tutte le estate concentriamo le manifestazioni. Non chiamiamo le 20 perché sennò ci rimproveriamo. No, le manifestazioni, e devo dire che anche quest'estate, che è stata la mia prima esperienza, abbiamo cercato di dare un minimo di contributo alla cittadinanza con delle manifestazioni rigorosamente a costo zero, perché come tutti sappiamo... Io però, sindaco, devo dire la verità, su quando si parla di costo zero non è una cosa bella. Lo so. Cioè, io sento l'amministratore che dice facciamo tutto a costo zero. Allora dico io, consulente a costo zero, spettacolo a costo zero, non può esistere. Io credo allo sconto. Cioè la trattativa di un progetto stavo no, perché quando io sento dire alla regione è arrivato un consulente costo un zero, consulente gratis, scusami, funziona perché costo, io se ho il mio tempo lo dedico alle cose che mi producono, il costo zero è, diciamo, un parolone, esatto, una grande costo parola di rispetto, però direi. Diciamo che alla fine quello che abbiamo fatto chiamiamolo solo ed esclusivamente come rimborso spese per gli artisti che si sono cimentate. Il costo zero, che per me è disonesto, cimentati in piazza a Cerda. D'accordo. Anche se non è nel territorio di Cerda, c'è
è nel territorio di Termini Imerese, noi abbiamo una borgata che consideriamo nostra alla fine, che è Villaurea, dove i nostri compaesani vivevano nei tempi andati, che è un borgo dotato di chiesa, dotato di un palazzo, di un così come era un tempo, sì, così sì, come era sì, sì, allora, no, no, diciamo che sì, la mano dell'uomo ha messo poco in quel, fortunatamente. E poi c'è l'insediamento di Imera che è proprio attaccato, attaccare a noi c'è il museo di Imera e le rovine di Imera con il tempio dorico che è proprio attaccato a noi, anche perché noi confiniamo con Termini Imerese. Lo sentite un po' vostro pure, vai, diciamo. Certo, lo sentiamo nostro perché Termini Imerese, che è il nostro, che è confinante a noi, arriva quasi alle porte di Cerda. Quasi alle porte, dico alle porte, ci divide un ponte. Che fa pure la sua bella figura sto ponte messo lì. Le attività culturali, no, dico adesso, a proposito di attività culturale, vero è che gli spazi, i festival, le rassegne, dico, adesso dico, cioè, però è altrettanto vero che c'è da, per esempio, due bande musicali. Avete due molti, bande musicali? Molti studiosi al conservatorio, quindi molti musicisti. Molti maestri. Maestri, diplomati al conservatorio. Abbiamo compagnie teatrali, abbiamo l'associazionismo culturale, per esempio adesso si fa a maggio un festival che si chiama Ciao Marianna, per ricordare un'educatrice di grande prestigio, di grande qualità, che era la signorina Marianna, che era un'educatrice religiosa, devotissima, insegnante, e Marianna del Castillo, e quindi si fa questo festival che si chiama Ciao Marianna. E c'è un gruppo folcloristico, i Carrettieri, che portano il nome di Cerda in Italia e nel mondo, fanno dappertutto, ovunque, delle tournée. Ci sono, non so se l'ho detto, delle compagnie teatrali che portano in scena degli spettacoli dialettali. Ma tu li senti dal punto di vista artistico queste compagnie? Li sto seguendo da alcuni mesi e devo dire che c'è un grande fermento culturale legato proprio al palcoscenico, all'andare in scena. Quindi da questo punto di vista Cerda, pur non avendo strutture legate al mondo dello spettacolo, legate ai festival, legate alle rassegne, tuttavia ha delle risorse umane votate allo spettacolo, alla cultura, al teatro e alla musica. Sindaco, che rapporti hai con le altre istituzioni regionali? Per esempio, il rapporto che ha il Comune di Cerda, dato che ormai non esiste più la provincia, quindi non c'è, anche voi state attendendo questo benedetto consorzio dei comuni, queste nuove realtà istituzionali, che rapporto c'è tra un sindaco di un piccolo comune e la Regione Siciliana, l'ente massimo di riferimento? Il rapporto è dettato alla fine da fogli di carta, da fogli di carta, da missive, da istanze e qualche volta dettato da incontri con i vertici dell'istituzione. Chiaramente bisogna dire che il rapporto interpersonale con i vertici diventa ridotto al lumicino, ed è ridotto al lumicino, mentre meno è il rapporto con il politico di turno che magari sei stato vicino da tempo e pertanto ti fa da trade union con le istituzioni. Ma devo dire che le istituzioni, per quello che io sto sono vivendo, sono sorde, non il tuo comune, verso tutti sono sorde, sono assenti. Io parlo per l'esperienza che sto maturando, dove chiaramente non si riesce nemmeno a prendere delle decisioni per capire se questo patto di stabilità deve impattare così in maniera determinante per quanto riguarda la spesa di un comune. Non si capisce che cosa gli organi vogliono fare per il settore del precariato, perché tutti i comuni abbiamo all'interno dei dipendenti che sono precari o col contratto a tempo determinato o il contratto, il COCOCO, così chiamato, il contratto di collaborazione collettiva, e ancora siamo in alto mare. Pertanto questa assenza loro, questa sordità nei nostri confronti comporta
di sforare il patto di stabilità, perché il fattore principale che ci fa sforare il patto di stabilità è il differenziale, la percentuale che noi abbiamo tra le spese correnti e le spese del personale, che in questo caso nel mio comune è del 56%, e sforiamo del 6%, non considerando le partecipate che sono i dipendenti che abbiamo dato al lato rifiuti e al lato idrico. Dal momento che questi se si dovesse riorganizzare questo settore, perché anche questo è per ora, sto facendo una disquisizione politica, perché sono delle situazioni attuali che oggi viviamo tutti i comuni con lato rifiuti e lato idrico, e chiaramente si parla di farle ritornare in capo ai comuni, si parla di gestire direttamente con il rientro di questo personale che era stato dato a questi enti. Di conseguenza, chiaramente la percentuale aumenta e l'impatto col patto di stabilità arriva alle stelle, e se non c'è una presa di posizione chiara e limpida da parte degli organi sovracomunali, che possono essere oggi Regione e Stato, i comuni siamo destinati, i piccoli comuni, così come anche i grossi per certi versi, a scomparire dalla mappa dei comuni siciliani. Forse è un'affermazione dura facendo, ma credo che sia reale. Nessuno lo può nascondere. Tra l'altro, questo maledetto patto di stabilità non vi permette nemmeno di poter partecipare a bandi, perché la quota parte che è riferita per esempio al comune, all'ente locale, non può essere sfruttata, perché se sforiamo col patto di stabilità gli importi destinati al bilancio stesso, voi non potete accedere a nessuna misura. Non possiamo destinare nemmeno una linea per il cofinanziamento. Sfruttare al massimo il tempo che ci stai donando. Intanto si viene a Cedra perché c'è un grande momento di turismo enogastronomico. Ricordiamo tutte queste trattorie e ristoranti tematici legate appunto al carciofo. Così come si viene a Cedra anche perché c'è tutto quello che ha rappresentato la Targa Florio per noi cerdesi. C'è un bel museo, ricco museo legato alla Targa Florio, gestito da un nostro concittadino benemerito che si chiama Antonio Catanzaro. Diciamo che le occasioni per venire a Cerda si può trascorrere tranquillamente una giornata avendo sempre delle cose da vedere, delle cose da fare. No, ci tenevo a dire questa cosa soprattutto per il museo, soprattutto per questa ristorazione tematica, perché credo che sia uno dei fiori all'occhiello delle nostre attività produttive certesi. Sicuramente poi il cibo per noi siciliani, ma anche per chi viene da fuori, il cibo non si rifiuta mai, quindi andare a gustare le particolari pietanze che si fanno a Cerda, non è una cosa da poco. Rimangono 5 minuti e volevo dedicarli proprio, Michele, al tuo libro, perché in Sicilia si parla, e ci facciamo la bocca grande, come si usa a dire appunto in Sicilia, di turismo, e poi non si fa assolutamente niente, vuoi perché mancano risorse, forse le risorse ci sono e non vengono spese, sono tanti i motivi, ma Michele Latona ancora, lancia un messaggio importante con una pubblicazione che ritengo sia veramente molto particolare, credo, unica nel suo stile e nella sua specie. Si chiama Festività patronali e turismo in Sicilia, scritto dallo stesso Michele e Antonino, che è il figlio Latona, un prodotto editoriale che racconta tutte le feste patronali, racconta il turismo siciliano. Sì. Come? Allora, intanto è un libro unico nel suo genere, ti ringrazio per aver fatto questa sottolineatura, perché per la prima volta raccoglie tutte le festività patronali, tutte le festività legate ai santi patroni in Sicilia, 390 comuni, ma le festività patronali sono 456, perché ci sono alcuni comuni siciliani che di santi patroni ne festeggiano 2, 3, 4. Detto questo, accanto alle festività patronali abbiamo tenuto conto, ma devo dire che è un libro legato molto all'attività di ricerca fatta da mio figlio Antonino, io ci ho messo qualche sprazzo di saggezza e di vecchiaia. Accanto a queste festività patronali ci sono anche le altre festività religiose, per esempio se Monreale festeggia come santo patrono San Castrense,
e del Santo Patrono, non possiamo non riconoscere che la festività più importante che si festeggia, che si celebra a Monreale, è la festa del Crocifisso, 1, 2, 3 maggio. Quindi diciamo che abbiamo dato conto dell'uno e dell'altro. Ci sono delle fotografie, soprattutto indichiamo quelli che sono gli itinerari culturali legati ai luoghi di culto, alle abbazie, alle chiese, al patrimonio artistico contenuto nelle chiese. È un libro che dà conto anche dei riferimenti organizzativi dei comuni, che dà conto di quelli che sono gli itinerari turistici e culturali inseriti nel comune. Cioè, che cosa vogliamo dire? Tra l'altro un libro scritto in italiano e in inglese, lo stiamo vendendo alle comunità degli italiani d'America e quindi stiamo cercando di proporlo, anche se da parte della pubblica amministrazione, viva Dio, non abbiamo avuto neanche il patrocinio non oneroso. Cosiddetto patrocinio per avere il logo. Il logo, sì, benissimo, non ce l'hanno concesso. Non ce l'hanno concesso perché non sono attenti. Dire una cosa, che è un libro che è arrivato nelle mani di Sua Santità, a cui noi abbiamo voluto dedicare, perché quando si stava realizzando questa pubblicazione erano i giorni della nomina di Sua Santità a Papa, e il Santo Padre è stato affettuosissimo nei nostri confronti, che attraverso la Segreteria di Stato ci ha fatto avere la sua benedizione, quindi per noi fantastico, motivo di orgoglio. È un libro che ha 400-500 fotografie, è un libro che racconta la Sicilia da un altro punto di vista, gli itinerari religiosi che poi promuovono un turismo religioso che produce risorse, produce economia. Bene, ringraziamo anche Mela Cult, ringraziamo perché quando un editore coraggioso impegna il proprio tempo e le proprie risorse per produrre un book, un libro, io dico che è coraggioso ed è bravo, specie in questo momento così delicato di sofferenza economica per tutte le imprese, figuriamoci quelle editoriali, quindi un doppio complimento. Bene, questa puntata è stata chiudere. Sindaco, vuoi dire qualche cosina per la chiusura? Semplicemente fare un l'abbiamo appello... dedicata a Cerda questa puntata, Cerda. Caro Giuseppe. Io intanto voglio lanciare un messaggio nei confronti del popolo siciliano di arrivare a Cerda numerosi il 25 aprile per la sagra, per vedere la manifestazione e per degustare i carciofi di Cerda fatti in diversi modi. Ma io vengo, sì, ci mancherebbe. Mi farei fare un giro tu personalmente insieme a Michele? Sicuramente sì, sicuramente è motivo di orgoglio averti ospite a Cerda. Grazie, grazie, sarà un piacere. E volevo dire un'altra cosa, in più di quello che ha detto Michele. Ci siamo inventati questo inverno il mercato del contadino, che ha avuto un successo enorme per quanto riguarda sempre la vendita da parte dei nostri produttori locali del carciofo e dei prodotti orticoli di maggiore rilevanza della mia cittadina, con un numero di visitatori giornalieri attorno a 200 persone giornaliere, perché abbiamo fatto un pacchetto con i ristoratori e con i tour operator di, oltre ad andare a mangiare, di arrivare in piazza, visitare il mercato del contadino e li abbiamo omaggiati di alcuni carciofi per portarli e cucinarseli a casa. Questo è stata un'iniziativa della mia amministrazione e che spero di poterla continuare a fare. Non mi arrendo, io sono una persona caparbia e tenace. Farò questi 5 anni di amministrazione all'insegna della trasparenza, della lealtà e della correttezza, e nella consapevolezza di rilanciare Cerda ai fasti che l'hanno vista negli anni 70 per la Targa Florio, negli anni 80 per il carciofo, sagra e quanto altro, e mi auguro di poter fare rivivere Cerda e riportarla a diventare la capitale delle Madonie che è stata negli anni 70, sia a livello enogastronomico, sia a livello culturale che a livello sportivo, per avere vinto due mitici tornei delle Madonie con il Cerda, della quale mi onoro e mi fregio di essere stato parte per circa 20 anni, e ho giocato con quella squadra e sono stato capitano di quella squadra.
a riportare veramente Cerda a essere la capitale delle, non la porta, ma la capitale delle Madonie. Bene. Grazie Francesco. Ma figurati Giuseppe, grazie per essere stato con noi. Giuseppe Ognibene, ricordiamo sindaco di Cerda, Michele Latona, per me e per sempre, per tutti quanti, il nostro direttore artistico per eccellenza. Grazie. Voglio Francesco. Chiudere questa puntata dicendo che insomma bisogna tornare un po', come ha dimostrato Michele, forse per l'età, forse perché è stanco di quello che accade giornalmente nella nostra terra, bisogna tornare a valorizzare. Lo sai perché Michele, sì, è ritornato a Cerda? Intanto perché è stato uno dei pochi miei amici che si è scomodato da Palermo a venire a Cerda a trovarmi in ufficio e a dirmi: ma che stai facendo a candidarti come sindaco? Dici, io non ti quasi posso, a rimprovero. Quasi a rimprovero. Io non ti posso sostenere perché non sono residente, però sappi che io sono con te. Quest'estate è stato a Cerda ospite nostro, diciamo, non da residente, e ha potuto ed è stato partecipe di tutte le manifestazioni che io con la mia amministrazione abbiamo fatto, e quando doveva rientrare a Palermo è venuto a cercarmi e mi ha detto: te la posso fare una comunicazione, ti dico che a breve sarò cittadino di Cerda e residente a Cerda, perché venderò la casa di Palermo e verrò ad abitare in Contrado Pizzo della Guardia, io con la mia famiglia e con mio figlio Nino e la moglie. E questo non ha fatto altro che riempirmi di orgoglio, di veramente. Perché devono giocare poi a boccia la domenica, c'è pure questo, loro si vedono, si sono giocati a carta. Andiamo a vedere qualche partita del Cerda. Del Cerda, che la Lega Calcio dilettante siciliana sta trattando malissimo. Malissimo, e sta contribuendo alla retrocessione. Questo non si fa, quindi questo, attenzione, è un monito questo. Adesso ci stiamo dietro noi a tutte queste cose, perché è vergognoso come si stanno comportando nei confronti della squadra di calcio che rappresenta Cerda. Bene, allora chiudiamo la puntata, dicevo appunto questo, un po' come ha fatto Michele Latona, bisogna tornare a valorizzare e ad amare la terra, la vera terra dove si coltiva, perché la terra è rimasta l'unica vera risorsa, forse per poter vivere questi ultimi anni in maniera seria, la terra che ci ha dato i prodotti per vivere, per mangiare e per sostenerci, siccome ormai il mondo è veramente inquinato di ogni cosa, inquinato dal punto di vista mentale, sociale, dai nostri politici. Tornare alla terra significa tornare alle origini. Buona continuazione.